anche nel dibattito politico c'è un tono che è eccessivo, a volte sopra le righe, a volte si arriva anche nel confronto al discorso di odio. E questo è qualcosa di intollerabile a mio avviso. Quanto è accaduto in Inghilterra, la giovane deputata laborista Jo Cox, che è stata uccisa per mano di un uomo che gridava Britain first, è un atto terroristico e denota appunto fino a quando ci si può spostare, cioè fino a che punto si può arrivare in nome di una idea. Fino a uccidere l'altra persona. Allora, quando l'avversario diventa nemico, tutto è possibile. Io per questo ho istituito una commissione contro l'odio. Ho istituito una commissione contro l'odio a Montecitorio, in cui fanno parte deputati, uno per gruppo, ed esperti. Perché? Perché ritengo che l'odio sia un veleno nel nostro dibattito pubblico. È un veleno che può uscire di mano e può avvelenare tutta la società. Quindi dico fortemente no all'odio. Dedico la commissione che ho istituito a maggio a Jo Cox e spero che gli esiti di quel lavoro ci siano di, come dire, di riferimento a dire che noi faremo un'analisi della nostra società e del nostro discorso pubblico, politico e non politico, e spero che quelle raccomandazioni verranno seguite da tutti, perché non c'è bisogno di usare l'odio nel discorso pubblico. Uno può essere avversario, ma non deve arrivare mai a considerare l'altro un nemico.